ragazzi, io sono Jesus e oggi siamo su Mega Man Star Force 3 Black Ace. Subito dopo il precedente episodio sto continuando a registrare. Quindi salvo il gioco. Perché sono scemo io. Nello stesso tempo, però vabbè, salvelo più tardi. Regina T è stata arrestata dalla polizia Satella? Esattamente. Ma l'assalto da lei condotto ha spazzato via parte della UAS della polizia Satella. Allora immagino che l'assalto sia stato un successo. È così vicino. Il giorno in cui userò la meteora G per dominare il pianeta è così vicino. Proprio così. Ad ogni modo, Mr. King. Sì, cosa c'è? Per quanto riguarda Jack, cosa dovremmo fare? Ad essere sinceri, il ragazzo non è molto in sé ultimamente. Non lo è, vero? Lascialo perdere. Lui e Regina T erano sin dall'inizio delle pedine. Quando ne perdi qualcuna, rimani impassibile e vai avanti. Un tipo come Jack non è capace di fare molto senza sua sorella. Non è utile, per ora. Per ora. Mi rimangono ancora dei sentimenti paterni. Lasciamolo stare e che faccia ciò che vuole. Sì, signore. Ma è proprio... è un mostro! Come fa? Alcuni giorni dopo... sono a scuola, wow. Sembra che la maggior parte della guasa sia in rovina. Vero. Non si è salvato molto oltre il computer principale. E adesso che la polizia Satella non può contare sul supporto della Waza, non so cos'altro potranno fare. Vero, in questo momento non si trova in una posizione di forza. Che c'è? Che avete tutti da... Cosa vi prende voi due? Perché siete così silenziosi? Sai... Giusto, Zack? Sì. Questo potremmo definirlo un evento epocale. È incredibile. Bud, non hai parlato di cibo per tutto il tempo. Vero. Ammetto che sia un evento raro. Anch'io stento a crederci. A dire il vero, di recente non ho molta fame. Quindi, qual sarebbe questo gran problema? Stai insinuando che tutto ciò di cui riesco a parlare è il cibo? Vorresti forse negarlo? Voglio dire sì, ma... Ma ci sono volte nella vita di un uomo in cui bisogna sapere quali sono le priorità. Adesso con Taurus con me, sto iniziando a vedere le cose in modo diverso. Scherzavamo, Bud, non prenderla così seriamente. Gio, a dir la verità, io ero serissimo. Zack! Inoltre credo che tra noi, di noi aleggi un segreto. Eh? Bud si è tradito quando ha parlato di qualcosa riguardante un segreto. Questa è solo la tua immaginazione. Non sono uno che si tradisce quando non ha fatto nulla. È facile da comprendere quanto un libro aperto. Bud, sembra che cerchi di nasconderci qualcosa. Vogliamo la verità! Bud, ci stai davvero nascondendo qualcosa? Ci sono 96% di probabilità che nasconda qualcosa. Quindi è vero, non è molto bello che tu ci menta. Ma cosa potresti mai nasconderci? Penso di saperlo. Dopotutto ci conosciamo da tanto tempo. Si fa piccolo piccolo, ok, bello. Quello che può nasconde è... Che si è messo a dieta! E che abbia voglia di dirsi dal 20%. dieta? Proprio così! È stato dimostrato che se si parla di cibo allora ci si pensa e viene fame. Se invece si pensa ad altro, come ad esempio cose molto complesse, allora il pensiero del cibo non viene. E questo è ciò che stavi facendo, vero? Davvero, Bud? Sì. Mi hai beccato! Sono a dieta da alcuni giorni ormai. Credo che tu ormai mi abbia scoperto, volevo farmi una sorpresa. Davvero bravo, Zack. Devi averlo lavorato sulle tue capacità deduttive di recente. Sherlock Zack è sempre il primo sulla scena. Ce lo vedo proprio Zack a parlare così. Fiu, l'ho scampato per un pelo. Davvero? Non è quello il suo segreto? Oh mio Dio! Ragazzi, come mai siete tutti così agitati? Qual è il segreto di Bud? No, dai, voglio saperlo, seriamente. Prez, ascolta questo. Sembra che... Lo so già, Zack. Davvero? Di recente Bud sta facendo qualcosa alle spalle di tutti. Oddio. Però è così. Ma come fai a saperlo? Non sai che posso leggervi come un libro aperto? Ma fantastico, Prez. Sei piena di sorprese. Ebbene,
sentiamo cosa ci stai nascondendo. Tu non lo sai? Ah! Scusa, Prez! Mi sono appena ricordato di avere un appuntamento! Scusami tanto! A dopo, ragazzi! Ok, i dialoghi sono fantastici. È andato via. Sì. A volte è così timido. Timido? Beh, la dieta può essere imbarazzante. Cosa hai detto? Dieta? Perché stai parlando di dieta? Che cosa ha a che fare con... Che cosa ha a che fare con questo? Beh, sai, Buddha da un po' si è messo a dieta. Cosa? Siete due idioti! C'è una ragazza di mezzo, si capisce. Wow! E Gazzi? No, traducetemelo voi. E Gazzi? Ragazzi, quale parte di Buddha vi fa credere che sia davvero messo a dieta? Beh, sai, Sherlock Zack ha usato le sue impareggiabili abilità per scoprire la cosa. Beh, lui ha supposto... La mia reputazione è rovinata. Ma se Buddha non è a dieta, allora cosa sta facendo? Di tanto importante da tenerci un segreto. Beh, è facile da capire una volta che ricordate che giorno è domani. Una volta che ricorderete che giorno è domani. Domani? Cos'è domani, Zack? Non lo so. Mi sembra che ci sia qualche tipo di evento davvero molto importante. A volte questi ragazzi. Ehi ragazzi, perché non guardate il vostro proposito? Il nostro proposito? Ah! Non aver preso! Oh no, domani ci saranno le lezioni per il corpo studentesco! Hai ragione! Me l'ero dimenticato con tutto quello che abbiamo passato ultimamente! Anch'io! Specialmente dopo tutto ciò che è successo a Prez! Allora non c'è una ragazza di mezzo. Spero di non aver appena sentito ciò che penso di aver sentito. Non va affatto bene? Cosa facciamo, Zack? Per adesso faremo meglio scusarci con lei. Ok. Scusa, Prez! Non posso credere che abbiamo dimenticato un giorno così importante. Siamo così stupidi! Mi dispiace, Prez! Non ho mai fatto un tale errore in vita mia. Confido in te per ricevere la punizione adeguata. Penso che voi ragazzi siate un po' esagerando. Credo che per questa volta passerò sopra questo errore. Di recente vi ho causato un sacco di guai. Ancora non ricordo con esattezza cosa è accaduto. Phew! Grazie al cielo. Ad ogni modo, voglio che voi due andiate a fare quest'ultimo turno di campagna elettorale. Campagna elettorale? Sì, andate per l'ultima volta in giro a procacciare voti. Ah, capisco. Questa è la nostra ultima possibilità di attrarre voti, giusto? Proprio così. E se oggi lo vorremo solo, allora sarò certo della vittoria. E riuscirò inoltre a realizzare il nostro proposito come team. Verissimo! Giusto, Zack? Giusto, Joe! Perfetto, è tempo del team Luna per Press di darsi da fare. Farò quello che fa un vero leader, rimarrò qui ad osservarvi. No. Non lo potevi darci una mano. Bene, abbiamo salvato la pelle. Sì, per un minuto ho creduto che fossimo spacciati. Tuttavia, non abbiamo scoperto cosa Sbud ci stava nascondendo. Ancora non l'hai capito, Gio? No! Cavolo, Gio! È incredibile come un tipo ingenuo come te sia andato avanti in questo mondo. Non so che altro dire. Grazie, ma non devi... Ragazzo, non ti stavo facendo un complimento. Aha! Adesso capisco. Bud sta raccogliendo voti per pezzi segretamente alle nostre spalle. Tu credi? Raccoglie voti? Sicuramente! Vedi, Bud non ha dimenticato che domani è il giorno delle lezioni. Ha compreso che entrambi l'avevamo dimenticato. Sussulta. Non c'è dubbio che Bud abbia fatto un'intera campagna elettorale da solo. Tu credi? Siamo stati completamente raggirati, Gio. Prez probabilmente sa già cosa è successo. Prez apprezza lui molto più di noi due. Tuttavia, stiamo ancora in gioco. Diamo del nostro meglio. Sì, sembra un buon piano. Non sono certo che quella storia su Bud sia vera. Ma d'altro canto, meglio fare buon lavoro nella campagna elettorale. D'accordo, facciamo. Parliamo con gli studenti e con gli insegnanti che sono rimasti a scuola. Copriamo un'area molto più vasta se ci dividiamo. Lasciate gli studenti a me. E dopo potete gli insegnanti. Ricevuto. Per l'amor del cielo. Voi ragazzi trasmettete così tanta energia, persino dopo aver passato così tanto ultimamente. Ma credo che sia questo che vi rende divertenti. Oh, un insegnante. Cosa c'è, Gio? Segui per vedere i ragazzi del capo scientifico? Sono tutti fuori a lavorare per qualche esperimento. Ma dovrebbero essere presto di ritorno. Cosa? Sei venuto per vedermi? Oh, capisco, fai un giro per cercare consensi per l'uno, non è così? Gio, è di sicuro molto fegato. Sei nel gruppo di Luna per Press, vero? Ho sentito di come voi ragazzi vi impegnate per aiutare gli studenti in difficoltà qui a scuola. Devo ammetterlo, è ammirevole. Quando vedrai Luna Plus, dille che spero nella sua vittoria.
Ci si vede, Gio. E sorride. Vabbè, grandi, penso che sia andata bene. Wiu! Non c'è niente come un bel bicchiere di latte dopo il lavoro. Posso aiutarti? Oh, capisco, fai un giro per accumulare consensi, in vista delle elezioni che si terranno domani. Stai supportando Luna Plaza? Sì, sono così felice che sia stata rinnovata e ritrovata illesa. Per un po' mi ha fatto davvero preoccupare. Allora, come sta? Sta bene? Capisco, sta facendo le cose fin troppo bene, eh? Sorride. Ok, bene bene, lieto di sentirlo. Sto tifando per il suo successo nelle elezioni di domani. Ti prego di farlo sapere a Luna. E sorride. Grande, credo sia andato bene. Salve, Mr. Shepard. Domani è il giorno delle elezioni, voti per la Prez. Oh, Geo, non potevi venire a un momento migliore. Eh? Proprio ora il nostro nuovo giardiniere si trova sul tetto. Sembra stia avendo qualche problema. Potresti scoprire cosa c'è che non va. Sono certo che sarai in grado di dargli una mano. Il nuovo giardiniere sul tetto? Ok, ci penso io. Ti ringrazio per tutti i tuoi sforzi. Non lo dica, è un dovere del team di Luna per Prez poter aiutare chi è nei guai. Ragazzo, non starei un po' esagerando? Niente affatto. Questo è un modo per fare buona impressione. Il team Luna per Prez? Non è Luna Plaza la leader di quel team? E voi ragazzi aiutate chi ha bisogno, eh? Ok, se ne sei sicuro, questo è tipico di te. Ad ogni modo, hai il mio pieno appoggio, Gio. Grazie mille, Mr. Shepard. Ok, vado su te. Grazie. Questo qui è stato facile da convincere. Credo che dipenda dal modo con cui sono riuscito a persuaderlo. Sono abile. Sì, credo che tu la possa vedere in questo modo. Ok, ragazzi, che ne dite se come ultima cosa andiamo a vedere il giardiniere? È sul tetto il giardiniere, trallallero, tralla... Oh mio Dio, so chi è questo. Non ci posso credere. Voi non lo conoscete. Questo è Damian Wolf, ragazzi. Grrr, giovane, cosa vuoi? Sei Damian Wolf, vero? Leggiamo la scheda informativa. Damian Wolf, un bellicoso giardiniere che si rivela affidabile quando serve. Tutto qua? Però potevo dire anch'io quello. Geostella e Omega Xyz! Così frequentate questa scuola di Echo Ridge. È passato tanto tempo, Omega Xyz. Wolf, sei ancora su questo pianeta? Come puoi ben vedere. A Wolf piace così tanto la Terra che ha deciso di rimanere ad aiutarmi nel mio lavoro. Mr. Wolf, una volta lei mi aveva detto che eravate un giardiniere? Oh, ci sono, così. E lei è il nuovo giardiniere. Proprio così, oggi è il mio primo giorno di lavoro. Complimenti, giovane. Complimenti a lei, Mr. Wolf. Oh sì, mi hanno detto che aveva bisogno di qualcosa. Oh, quello? Quell'innaffiatore laggiù sembra non funzionare. Pensavo di fare il cambio d'onda e dare un'occhiata. Che cambio d'onda? Se Mr. Wolf si fonde con Wolf e cambia onda, diventeranno Wolf Woods. Sì, ragazzi, nella prima serie c'era anche Wolf Woods come abitante di FM. No, cominceranno poi a dire il mio sangue ribolle, affronta, c'è il coraggio, bla 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 bla. Sì, è vero, lo dicevano. Ed altre dossier del genere potrebbero anche attaccarci. Mr. Wolf, aspetti. Andrò io. Farò trans in al nucleo del programma dell'innaffiatoio e troverò un problema. La prego, aspetti qui. Ma davvero non è un problema, sai, questo è il mio lavoro. Sarà veloce come chi deve sopprimere un lupo rabbioso. Ehi! Ha fatto la battuta, ma ci fermiamo qua per oggi, quindi ragazzi, controlleremo ogni mafiatore nella prossima parte. Quindi se mio giudice il documento, vedi mi ci e ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Cos'è? Dottoressa Gordon? Interessante, interessante, molto interessante. E dateci di costruirlo ad altissima velocità. Non tenere. Controllo. È un miracolo! Non lo sai? I miracoli possono accadere. Oddio! E quindi abbiamo fatto? Oddio mio! Come è possibile? Ecco dove siete! Ragazzi, siete pronti ad una sgridata?